Oggi 20 ottobre siamo qui a Ostia, sempre al famoso Pontile, simbolo appunto del litorale, e qui con noi Atos De Luca, candidato a presidente qui al 10° municipio. Bene, siamo qua, come dire, questo è il corpo del reato, le testimonianze qui alla mia destra e alla mia sinistra della assoluta mancanza di volontà politica nel fare anche cose molto semplici per dare dei segnali ai cittadini che si vuole restituire il godimento libero delle spiagge di Ostia. Come vedete qui i titolari di queste concessioni, peraltro la gran parte dovrebbero andare in decadenza, anche nel periodo invernale che non c'è attività, chiudono tutto di modo che non si deve, cioè il mare, gli abitanti di Ostia non devono andare al mare, punto, devono solo andarci attraverso pagando gli stabilimenti. Questa era una situazione veramente incredibile che però, dobbiamo dire, tutti i partiti, oggi il PD è l'unico partito, in questa campagna elettorale lo stiamo dicendo a vive note, l'unico partito che vuole fare subito delle cose concrete senza fare questo fumo che stanno facendo con il commissario Vulpiani, la Raggi e tutti gli altri del PUA, stanno parlando adesso del PUA, che è una pianificazione che ancora non esiste perché c'è solo linee guida di un regolamento, dovrà andare poi in giunta, in consiglio comunale, ma quando anche sarà, coi tempi poi della Raggi sono indefinibili, come abbiamo visto in questo anno e mezzo, andrà in consiglio comunale, ma il giorno dopo non è che succede nulla, perché non è esecutivo, o tu fai decadere le concessioni che non sono autorizzate, che sono irregolari, e allora poi puoi fare un nuovo bando, puoi ridisegnare il litorale, altrimenti questi ti impugneranno tutti questi atti e tu continuerai, quindi è una, come si dice a Napoli, è una moina, fanno la moina, perché? Perché nessuno vuole affrontare questa lobby che è potente, che è forte, dai papagni a quelli e tutti questi grandi, per cui questo bene, gli unici che oggi sono in grado di poter ribaltare la situazione è il Partito Democratico. Io personalmente, ove andassi a fare il presidente, i primi atti, già l'ho detto, sarebbe dare il buon esempio demolendo l'ufficio tecnico che sta sulla spiaggia, che è una bruttura, che non serve a niente, fare una bella spiaggia libera attrezzata per i disabili e per le persone normali, e poi procedere alla decadenza di queste concessioni, obbligarli quindi all'abbattimento di tutto quello che devono abbattere, e fare nuove gare, e quindi si apre una stagione nuova. Qui nessuno lo vuole fare, quindi io il messaggio che voglio darvi è questo, cioè guardate che noi siamo gli unici, io sono l'unico presidente che potrebbe fare queste cose, perché non sono condizionato da queste lobby, non siamo condizionati, vogliamo fare che questo bene sia condiviso da tutti e sia una ricchezza per tutti, non una ricchezza di pochi. Quindi se poi sappiamo quali sono le emergenze di questo del 10° municipio, sappiamo, abbiamo fatto incontri, ora faremo anche proposte concrete di finanziare i primi progetti esecutivi del consorzio di bonifica attraverso Italia Sicura per tutte queste zone che vengono allagate e vanno sott'acqua appena succede qualcosa, è una cosa che va risanata, tenendo conto di una cosa, che gli errori sono stati fatti, perché dobbiamo riconoscere che anche noi dobbiamo fare autocritica per il passato, perché è stato costruito in aree che erano di esondazione, che non andava costruito. Comunque oggi dobbiamo porci riparo, quindi con queste manutenzioni straordinarie. E poi abbiamo il problema sociale nell'entroterra, perché il problema vero di Ostia non è qui dove siamo noi, qui c'è il problema della spiaggia, ma i problemi esistenziali della vita di tutti i giorni,
dei servizi, delle scuole in questi quartieri, perché i bambini non stanno a Ostia, i bambini stanno in questi palazzoni che hanno fatto e che non c'hanno l'asilo nido, non c'hanno le palestre, non c'hanno le strutture sportive, con lo scandalo dei punti verdi qualità, quei servizi non ci sono più, quindi c'è una situazione. Ci abbiamo poi il dramma della mobilità. Ora fortunatamente la regione metterà questi 6 treni nuovi sulla Roma Lido, potenzierà un po' l'elettrificazione, però la linea maestra, la via maestra è quella di fare una metropolitana. Ogni 4 minuti parte il treno e ti porta a Roma in 10 minuti, un quarto d'ora. Questo sarebbe la rivoluzione. Poi ci sono tante suggestioni, problemi importanti di cui si è parlato in passato, però nessuno l'ha fatta, nessuno si è impegnato veramente. Per esempio, una cosa che è molto suggestiva e bellissima è fare questa ferrovia, che uno arriva da Roma, quelli che vengono da Roma, ma anche per gli abitanti di Ostia, arrivi a Roma, scendi dalla Roma Lido, prendi il treno, un tram che fa tutto il lungomare fino a Torvaianica. Sarebbe una cosa, non avremo più tutto quello schifo dei parcheggi abusivi, del caos, della cosa, e poi sarebbe molto bello perché daresti una visuale a tutto quel tratto. Così come un'altra cosa che va fatta è una pista ciclabile che da Roma fino qui a Ostia, che arriva fino proprio alla spiaggia, sarebbe una cosa rivoluzionaria. E quindi queste sono opere che non sono, ci vogliono miliardi, ci vuole la volontà, bisogna battersi, bisogna mettersi a Striscia Tricolore e coi cittadini andare a rompere le scatole ai palazzi del potere, perché è inutile che tutti dicono quanto è bella Ostia, quanto è bello il decimo municipio e poi non investono qui. Quindi il nostro impegno sarà quello di cambiare delle cose, ci prenderemo le responsabilità, abbiamo le mani pulite, nessuno può dire niente su di noi, abbiamo oramai squadre nuove, un sacco di giovani che si sono in questi 2 anni di commissariamento, hanno fatto progetti, hanno un grande entusiasmo, dateci fiducia. Guardate, non è un autoincensimento, però io sono un po' l'unico candidato che ha la possibilità di fare queste cose, di esporsi, di dare battaglia. Perché l'abbiamo visto sul piano delle spiagge, tutti sono d'accordo con questo andare dietro alla burocrazia, eccetera. Quindi qui, se volete cambiare, se volete avere un presidente coraggioso, qui ci fu Pannella tanti anni fa, che è stato poco, però aveva cercato di smuovere, diciamo adesso è il momento, perché non se ne può più, se no questa comunità vivrà sotto questa cappa da cui non si libererà mai. Io sono a disposizione, naturalmente sono venuto qui a Ostia, diciamo in questo municipio del decimo, con spirito di servizio. Usate la mia passione politica, anche il mio coraggio, la mia determinazione per fare quelle cose di cui tutti hanno sempre parlato e che non hanno mai fatto e non faranno mai.